Salve a tutti ragazzi, sono Martina Fabrizio e benvenuti in un nuovo speciale. Ieri sera mi è venuta la voglia di andare sul mio canale e ho visto 700 iscritti. Ho pensato che, dato che non sto più facendo speciali, potrei fare uno speciale 700 iscritti. Questo speciale 700 iscritti riguarda il room tour, cioè il tour della mia camera. Ovviamente la mia porta è questa, se vedete, questo è il soggiorno. Cavolo, visto. E questa è la mia porta, il notare, il quadretto che mi hanno regalato. Sembra molto da bambini, però è carino. Quindi riesco a capire. Ok. Questa è la mia stanza, cioè non c'è niente di che da guardare, però molti di voi mi hanno chiesto perché non fai il room tour. Eccolo. Allora, cioè, entrando subito, si può notare il mega letto con valente là sopra. Come sempre. Allora, qui a terra c'è la cuccia dei cani, perché i cani dormono con me. E meno male. Poi una super mega arci ultra parete con i poster di One Direction. Poi andando qua sopra c'è il casino più totale. Cover, stampe delle cover, poster caduti di durante, copioni per dei video. Perché c'è una gingomma? Non è nemmeno mia, come minimo, perché non le dico così. Quelli non sono miei, sono i meta che li lascia qui. Il biglietto del 28 giugno dei One Direction a San Siro. Il mio vecchio telefono, cioè notare che lo schifo del mio vecchio telefono. Madonna che casino che c'è qua sopra. Ok, questo casino è un po' ingestibile. Due profumi, che in verità ne avrei tre, ma l'altro l'ho posato perché l'ho preso in viaggio. I due profumi di One Direction, That Moment e Our Moment, più il body lotion and shower gel. Quindi qui c'è la scatola. Lì c'è altra roba, altri poster che cadono, orecchini, te lo mando. E bella a tutti ragazzi. Lì c'è la televisione che non la accendo mai perché io la TV non la guardo. Poi qui c'è la mia bellissima sedia di Londra. Infatti ho scritto London con il cuscino di One Direction che mi ha regalato la Luana. E altri poster caduti. Qui ci sono i miei bellissimi specchi. Che li ho anche. Qui c'è il cavalletto. Qui girando poi c'è luce di Dio. Andiamo avanti. Allora, a parte non guardate per terra, le tre sagome, perché non ce n'avevano altre, infatti credo che ammazzerò la edicola. Zayn, Lewis e Harry. Guardatelo negli occhi. Ok, lì altri poster. Una maschera molto bella, che l'avevo comprata per una festa alla fine, mi sembra che non l'ho messa. Qua dietro c'è la radio, lì ci sono le casse, l'iPod, altra cassa, il poster di Miley, la maschera di Beach, un affare hawaiano, un altro poster. Allora, delle cuffie, quindi è bella a tutti ragazzi, ok, non basta. Il cappello preso il 28 giugno a Milano, che appena ho visto è stato amore a prima vista. Altro poster, vabbè, qui potete notare l'armadio è come sempre pieno di poster. Anche lì il calendario, altri poster, il calendario vecchio, infatti dovrei buttarlo. Lì c'è il biglietto di Miley Cyrus del 8 giugno e questo invece è il restante del biglietto del 19 maggio a Verona, che sono riuscita a prendere per culo. Questo è fantastico. Caricatore dell'iPhone dei cinesi. Fate la merda. Poi qui c'è il nuovo scoop. Gli elastici. Guarda quanti sono. Questi elastici saranno, come dire, parte del prossimo video. Poi qua dentro, abbiamo detto, questo è il telaio. Apriamo lo scrigno Zelda. Qui dentro ci tengo le cose cartacee e cose così. Questo
Me l'ha dato la Lisa Giaccone a raduno di Fabio J. Però non so dove attaccarlo e questo mi dispiace. Però mi vedi, lo tengo sempre, Lisa. Sei la mia idola. È una cosa che mi dite tutti e io comunque non ci credo, perché c'è solo io che do degli idoli agli altri. E sentirselo dire fa un certo effetto. Poi qui ci sono delle prove stampe per la cover di Kevin Belieb. Che belle sono le righe. Questa me l'ha stampata mia mamma, che non so per me come mia mamma, anche solo se è una stampa. Qui ci sono le foto dei fancazzisti. Sono solo i fancazzisti. Valerio. Ok. Valerio. Simone Scocciato. Ok, scusa Simone. Ah, ok, ci siamo sempre io e Fabi J. Mi sembra più che logico. E niente, racchette da ping pong, altre cuffie. Perché mi tenete memories qua dentro? Ah, le firme dei Dear Jack, perché ragazzi, se avete visto il video, se non avete visto andatelo a cercare, sono andata alla signing dei Dear Jack e ho il poster autografato da tutti. La pioggia è uno stato d'animo. Come stai, pioggia? Lì c'è la pelliccia usata a un matrimonio, però è finta mia mente, eh! Questo è il mio vestito preferito, questo. È tipo bellissimo, giuro, è il mio preferito in assoluto. Poi questi qui sono dell'estate che li usavo per andare alle feste. Questo è un altro dei miei preferiti. È davvero bellissimo. Poi qua sotto ci sono le maglie. Insomma, cioè, una maglia molto in ordine, insomma. E queste sono quelle invernali. Lì c'è il computer di merda. Ci sono cose per stare in casa, oppure quello lì per carnevale. Vedete questo qui? L'ho usato per carnevale perché mi sono vista la pirata. E questa è tutta roba per stare in casa. Quindi, vabbè. Io odio il mio cane quando fa così. E qui ci sono coperte, borse. Qui c'è la Wii Fit che non uso. E qui ci sono le giacche. Oh! Luna. Luna. Mi sembra che fa 9 anni a novembre. Novembre. Niente ragazzi, questa era la mia camera. Sinceramente non posso far vedere cosa c'è nei cassetti, perché ovviamente ci sono mutande, reggiseni e roba varia. Però posso far vedere un'altra cosa. Nell'ultimo cassetto ci sono le bandane, perché io sono matta di bandane. Questa qui, questa bandana qui viola, me l'ha regalata, basta Luna, me l'ha regalata una fan quando sono andata ad Avellino. Quindi ragazzi, concludo il video con Luis. Tutta la sala qua dietro. Infatti, ecco. Mi fa la gelosa. Sicuramente continuerò anche a fare per loro i video, le avventure di Lurus e Nutella. Non so quando, però le farò sicuramente. Adesso ragazzi, io volevo fare un discorso. Allora, visto che scolinzo di più, secondo me sei andato. Vi ringrazio di cuore, davvero io non credevo di riuscire a raggiungere un traguardo così, ma non è che l'ho raggiunto io, cioè sembra che copio Fabi J, ma è così, ha ragione. Abbiamo raggiunto insieme, perché senza di voi io non sarei mai a questo fantastico traguardo. Siete davvero tanti e vi voglio davvero un mondo di bene. Quando mi scrivete mi dite sei la mia idola, ti voglio bene, ti prego continua a fare i video, io non posso dirti no, perché è quello che voglio, io voglio continuare a fare i video, voglio farvi felici. E anche se ci sono persone che mi dicono che faccio schifo, che sembro una bimba minchia quando faccio i video, non mi interessa, perché se piacciono a delle persone, io continuo. Ciao. Mi fa strano di fare un video nella mia vecchia postazione. E ragazzi, volevo solo dirvi che non saprò mai come ringraziarvi, perché voi per me siete tutto, siete la ragione per cui vado avanti e continuo a fare video.
davvero, senza di voi non sarei su YouTube, non starei qui a parlare a un telefono, non registrerei ogni volta davanti a una Canon, non farei la demente davanti a quella Canon, non sarei tornata qui in questa stanza a registrare questo video ringraziamento. Davvero, grazie di cuore. Voi mi dite, ma no, grazie a te, non tu a noi. No, sono io che ringrazio voi, perché davvero senza di voi non sarei qui. Quindi non saprò mai come ringraziarvi, ragazzi. Grazie di cuore.